Ciao a tutti ragazzi, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video. Allora, oggi io vi dico già che registro orari insoliti e sono le 23:55. Bene, comunque, dovevo registrare un video, ovvero, vabbè, non ve lo anticipo, dovevo registrare una cosa sui garage, però poi è successa una cosa particolare che mi ha colpito e quindi ho deciso di fare un video. Allora ragazzi, dicevo, quest'oggi dovevo registrare un video sui garage, soltanto che quando praticamente sono entrato in lobby è successo praticamente l'impensabile. Si sono comportate veramente male. Eh sì ragazzi, perché che è successo? Allora, vi faccio in breve, diciamo, una piccola panoramica. Allora, sono entrato in una lobby di GTA dove c'era un bel gruppetto e c'erano tre persone che avevano il microfono. Allora, prima di queste persone qui era sicuramente un moddato perché aveva rango 1200 e qualcosa. Oggi ne aveva un bel po' perché li ho visti da Serendipity, perché li potevo vedere. Insomma ragazzi, c'aveva un bel po' di soldi. Quindi voi pensate che questo qui praticamente era un moddato. Semplice. E c'erano altre due persone che lo stavano sfottendo. Allora inizialmente avevo pensato perché era moddato, però poi ragazzi, quando ho capito il motivo, sono rimasto veramente di sasso. Perché vi spiego che queste due persone qua sicuramente avevano sulla ventina d'anni, perché sentiva dalla voce, mentre quest'altro qui, che era diciamo il moddato, aveva a malapena 16 anni, perché io ragazzi non è che sono stupido, capisco la gente che ha 15-16 anni, cioè si sente. Che cosa è successo? Allora è successo ragazzi che quando sono entrato in lobby si stavano menando a parolacce. E quindi c'erano questi due che praticamente erano amici contro questo tipo qui. Questi due che gli stavano dicendo? Gli stavano dicendo che lui è troppo piccolo per poter giocare a GTA 5 online e che non poteva giocare. Allora, cari miei ragazzi belli e freschi, se voi ci fate caso, nella copertina di GTA 5 sicuramente avrete notato il bollettino rosso. Allora, quel bollettino rosso secondo voi cosa sta a indicare? Sta a indicare che i minori di 18 anni non possono giocare a GTA. Ma perché i minori di 18 anni non possono giocare a questo fantastico gioco? Allora, più che fantastico gioco, io comunque ragazzi sono 18enne, sono maggiorenne e insomma riesco a capire cosa è giusto da cosa non è giusto. Perché voi pensate, cioè questo secondo me è il mio pensiero personale, se un bambino di diciamo 10 anni, e io ve lo posso garantire ragazzi perché in casa di mio fratello c'è un bambino che mi ha chiesto diciamo delle cose su GTA perché lui ci giocava. Quindi pensate, mio fratello ragazzi fa la quarta elementare. Quindi pensate, un bambino di quarta elementare che ti chiede cose su GTA. Secondo voi ragazzi, che effetto può fare questo gioco su un bambino di 14 anni? Beh, non c'è molto da dire. Cioè, secondo voi che effetto potrebbe fare? Secondo me farebbe proprio un effetto brutto, brutto, brutto. Cioè, voi pensate che un bambino di 10 anni si mette a giocare a GTA. Cioè, voi che cosa pensate? Pensate che, insomma, il bambino ha dei seri problemi, no? Perché se uno si mette a giocare a GTA a questa età, cioè, c'è qualcosa che non va. Perché io adesso non voglio dire che GTA è brutto, io sono il primo che insomma faccio le serie su GTA, sono ormai 300 e passa video che faccio su tutto il gioco, quindi non è che mi lamento. Solo che secondo me tutto quello che c'è su GTA, quindi la criminalità, la prostituzione, il poter uccidere le persone, rubare le macchine e via dicendo, sono diciamo un cattivo esempio per chi diciamo deve ancora crescere. Perché pensate che un bambino di 8-10 anni sì, le capisce un po', però non le capisce appieno come un adulto queste cose. Quindi pensate quanto può essere traumatico, oppure ragazzi, se non traumatico, quanto può essere, diciamo, difficile da capire per un bambino queste cose. Che secondo me, io non dico che GTA è vietato ai minorenni, perché poi ovviamente ognuno... Oddio, che hanno fatto a strage qua, poi i poliziotti, mannaggia a loro. Guardate che figo qua. Cioè, non dico che, diciamo, GTA è vietato ai minori, perché ovviamente... Poi ognuno fa la sua scelta, cioè uno è libero di fare quello che vuole nella sua vita. Quindi secondo me, diciamo, non vietare il gioco a delle persone, secondo me è ancora peggio. Perché diciamo che tu spingi colui o colei a cercare di capire insomma cosa sta in quel gioco. Perché se uno mi dice non giocare a quel gioco perché ci sono i ladri, perché ci sono diciamo tante cose che non vanno, io non ci gioco. Perché ragazzi è diverso, se nella vita rubi una macchina o spari una persona, su GTA non ti succede un cazzo. Ma nella vita reale invece passi guai, peggio guai, poi cioè sono fatti tuoi. Poi è normale, su GTA è un gioco, bisogna comunque capirle queste cose, mentre sulla realtà è tutt'altro. Ecco perché secondo me ragazzi, che può avere un'influenza negativa in questo gioco, diciamo sui bambini di pochi anni, perché un bambino ancora non riesce a capire pienamente il mondo e cosa c'è intorno. Quindi vi ripeto, io con questo video non voglio diciamo vietare a voi minorenni di giocare, soltanto ragazzi di fare più attenzione, cioè di scindere la realtà dalla fantasia, perché questo che vedete è fantasia. Cioè io faccio spawn obesi, do ammazzate ai poliziotti, sono vestito da carcerato, posso cambiare vestito, posso diventare un cazzo di
supereroe, un cazzo di alieno, un cazzo di zombie, che basta dire cazzo. La differenza è che nella realtà queste cose non le puoi fare, a parte che sono surreali, mentre su GTA, ok, ci sta, è un gioco per divertimento. Anzi, io sono il primo che le faccio, insomma, mi vedete sempre che faccio solo video su questo, un altro po'. E quindi è normale alla fine, ragazzi, divertirsi su GTA con i propri amici, con i propri parenti. Perché io non mi nascondo che c'è anche un, io ho anche uno zio che gioca a GTA, che praticamente l'ho influenzato io. E quindi lui praticamente, diciamo che grazie a me gioca a GTA. Però anche se ha 50 anni, ragazzi, ma chi se ne frega? Cioè, queste cose, diciamo, che sono ammesse in un certo lasso, diciamo, di fantasia. Cioè, tu non è che puoi andare qui e vedere, vai in giro per il tuo paese e vedi, diciamo, delle spogliarelliste che picchiano uno zombie. Cioè, non mi sembra una cosa reale. Che poi, ragazzi, vi ripeto, su GTA è un'altra cosa, perché io mi diverto, ci divertiamo insieme, cadono i soldi. Cioè, GTA è tutta un'altra roba, ragazzi. Anche che secondo me, come gioco, assurdo. Comunque, riprendendo la vicenda, ragazzi, che ho deciso di fare? Ho messo il microfono, ho parlato con queste due persone, ho chiesto il loro parere. E ovviamente loro, ragazzi, che mi hanno detto che per un bambino di pochi anni non è possibile giocare. Forse a 15 anni già sei un po' più cosciente, perché sei prossimo alla maturità. Però che un bambino di 10-11 anni, 9 anni, 8 anni, capite che è un po' difficilotto da capire, no? Io lo dico non perché sono modder, ma perché c'ho un fratello di 9 anni che comunque lo capisco. E lui mi vede giocare a GTA, dice, oh Anthony, ma che stai a fare? Perché stai a rubare i soldi? Perché stai a rubare le macchine? Perché spawnano le macchine? Perché fai esplodere la gente? Cioè, lui mi vede, poi vede anche i miei video su YouTube, e quindi comunque le sa queste cose perché gliele ho spiegate io. Ma un bambino che queste cose, ragazzi, non gliele spiega nessuno, immaginate quanto può essere difficile. Voi immaginatevi che siete, insomma, piccoli, avete giusto pochi anni, nessuno vi dice niente, è normale che voi andate a pensare qualcosa di diverso, ragazzi. Poi vi ho detto, ovviamente io non è che vieto nulla a nessuno, vi sto soltanto pregando e vi sto, insomma, chiedendo secondo voi se è giusto che i minorenni giochino o no a GTA. Poi io non vi nego nulla, soltanto vi ho detto soltanto di scindere bene la differenza, ragazzi, perché è sostanziale, insomma, scindere la differenza tra queste due cose. Ho cambiato nome, ho cambiato lobby, sono rientrato nella stessa lobby perché ho aggiunto quello come amico. Ho fatto mettere il microfono a mio fratello, e quando mio fratello ha iniziato a parlare, ragazzi, voi capite bene che questi qua sono rimasti veramente di sasso, perché mio fratello ha veramente una voce da bambino, perché oh cazzo, c'ha 9 anni, minchia. Permettete, io a 9 anni sembravo la principessa Sissi quando parlavo. Allora, questi hanno, mio fratello ha iniziato a parlare, a dire ciao a tutti, cioè ha iniziato a parlare con un bambino, perché in tutti gli effetti è un bambino. Loro, ragazzi, è partito lo sclero, come ho sentito che hanno iniziato a minare parolacce, a dire no, tu non puoi giocare, tu sei un bambino, cioè insomma stavano a sfotte solo perché è un bambino ed è minorenne. Cioè, è partito, insomma, lo sclero, a me è partito lo sclero. Quindi, ovviamente, forse non hanno tutti i torti, però essere un poco più educati, diciamo, e magari far capire alle persone ciò che è giusto e ciò che non è giusto fare, sarebbe una cosa ovvia che magari dovrebbero fare, diciamo, tutti i fratelli maggiori, per chi, diciamo, ha un fratello, però io, insomma, lo faccio perché ho mio fratello, per esempio. Però, giusto per dirvi questo, l'argomento di cui volevo parlarvi, ragazzi, è questo qui. Soltanto, dovete soltanto scindere la differenza bene tra le cose che facciamo. Mio fratello, comunque, io gli ho chiesto, perché, dato che ce l'ho, perché non glielo dovevo chiedere? Ce l'ho qui di fronte a me, ovviamente non qui, però. Gli ho chiesto, senti, ma tu che cosa pensi, insomma, di queste cose? E lui mi ha, diciamo, mi ha dato la stessa risposta, cioè mi ha dato la risposta che io mi aspettavo. Cioè, lui mi ha detto che secondo lui queste cose che vede qui sono delle cose diverse da quelle della realtà, perché questa è fantasia, mentre il resto, ragazzi, sono cose che non si possono fare nella vita reale, se no passi guai. Beh, quindi, insomma, ragazzi, spero di aver chiarito, insomma, l'argomento. E insomma, dite cosa ne pensate nei commenti, insomma, ditemi cosa ne pensate su questa vicenda che mi è successa quest'oggi e che non mi ha permesso di registrare anche se alla fine un video ve l'ho portato. E ragazzi, tralasciando questo, io insomma spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito anche a passare dai link che trovate in descrizione, quindi passate dai profili Facebook ogni tanto, c'è anche Snapchat e Instagram se volete vedere qualche fotina a sdrogo. Spero solo di aver chiarito con voi questo dubbio, che magari chi ha pochi anni ancora deve crescere possa capire appieno, insomma, quello che si deve fare o non si deve fare. Infatti questo video l'ho fatto apposta per persone come mio fratello e chi ha bisogno di capire. Beh, ragazzi, quindi vi ripeto, ditemi cosa ne pensate, se pensate che GTA non debbano giocare i bambini piccoli, oppure la pensate come ve l'ho detta io, e insomma fatemi sapere con un piccolo commentino. Quindi, ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video. Spero che il video, insomma, vi sia piaciuto. Raggiungiamo 1250 like per questo argomento, perché comunque è un argomento che interessa a tutti, non penso che interessa solo a me, perché forse la maggior parte di giocatori su GTA sono diciamo minorenni.
Quindi ragazzi, se becchiamo il prossimo video qui Omega, chi vi saluta, bella!